Amici di Cura Fiesole, eccoci qui a commentare la seconda sconfitta interna stagionale della nostra amata Fiorentina. Ho assistito ieri sera, tutto sommato, a un bel incontro disputato da due squadre in salute che ha premiato la cinicità chirurgica del Parma nel sfruttare i punti deboli che ieri purtroppo la Fiorentina ha evidenziato in maniera piuttosto evidente. Ci sono stati degli errori, grossi errori difensivi che hanno permesso appunto agli avanti del Parma di sfruttare la non perfetta applicazione del tentativo di fare fuorigioco da parte della difesa viola e ne hanno approfittato in tre occasioni e sono stati bravi perché appunto sono riusciti nell'impresa non facile di segnare tre gol a Firenze e quindi hanno meritato poi alla fine dei conti il successo ottenuto sul campo. Possiamo dire che la partita era cominciata abbastanza bene, la Fiorentina era partita all'attacco, il primo quarto d'ora era stato buono, poi si erano un po' era venuto fuori il Parma, che aveva avuto la prima occasione veramente ghiotta con Bogino, perché l'aveva tirata fuori proprio a centro area, prima clamorosa palla gol. Poi ne aveva avuto una dall'altra parte Marchionni, anche lui smarcato solo davanti al portiere, però questa volta ecco, il portiere del Parma è stato determinante perché praticamente non ha salvato la sua porta in almeno due o tre circostanze, e invece il nostro Frey purtroppo ieri non ha meritato la sufficienza, insomma, è sembrato piuttosto indeciso sulle uscite, su quei palloni che insomma gli sono passati vicini, che forse insomma un po' più di in altre occasioni insomma avrebbe diciamo evitato la capitolazione. Ho sentito dei tifosi criticare Frey e questo mi sembra ingiusto, perché ci sta che un portiere possa fuori classe come Frey, che nell'economia di un campionato vuol dire tanti punti per la Fiorentina, possa avere anche una battuta d'arresto. Comunque, è una sconfitta che ci ridimensiona un po', la classifica è corta, però giocavamo anche con una formazione, avevamo molti assenti, questo non vuol dire che dobbiamo attaccarci a questo, perché anche a Udine eravamo rimaneggiati, però eravamo riusciti a vincere. Stavolta non ci siamo riusciti, ha avuto diciamo più fortuna il Parma e questo l'ha premiato. Dicevo appunto difesa disattenta, centrocampo corrente alternata, anche Marchionni non ha rispettato diciamo, l'ottimo andamento degli ultimi incontri, però questo ci può stare. Da salvare la partita di ieri, due su tutti, il solito Vargas che ancora veramente strepito sulla fascia sinistra, e Gilardino, autore di due gol straordinari che però non sono riusciti a salvare la Fiorentina, a dargli almeno il pareggio. Appunto, è stata determinante la cinicità degli attaccanti del Parma e il portiere del Parma che ha salvato due volte il risultato, una volta appunto su Marchionne e una volta nel finale su Gilardino. L'ultima cosa che volevo dire, l'arbitro Orsato non mi è piaciuto perché purtroppo insomma non è che sia stato determinante più di tanto ai fini del risultato, però ci sono delle valutazioni che non vanno nella giusta direzione, nel senso che il Parma nel primo tempo su azioni diciamo da fuorigioco gli attaccanti del Parma hanno continuato e tirato per tre volte, hanno seguito l'azione. In queste situazioni in genere la regola dovrebbe essere quella di ammonire il giocatore che continua il gioco, non è stata applicata per il Parma, nel secondo tempo l'ha fatto una volta Zanetti ed è stato puntualmente ammonito dall'arbitro Orsato. E secondo voi questo significa? Io non lo so, non lo so, sono quelle piccole cose che ti fanno pensare male perché diciamo le stesse identiche situazioni vengono applicate in maniera diversa. Poi chiaramente i giocatori viola erano nervosi perché il Parma ha giocato bene, però è stato anche molto falloso nel primo tempo e i cartellini non venivano fuori. Come al solito, il primo cartellino dopo molti falli è toccato uno del Parma, ma al primo fallo fatto da un giocatore della Fiorentina è scattato subito il cartellino giallo, immediato.
Poi alla fine, per esempio, ho visto Vargas nervoso che ha calciato la palla verso la tribuna. Questo è il sintomo proprio di nervosismo nei confronti della struttura arbitrale, che veramente questi arbitri, se non sono in malafede, sono veramente scarsi, veramente, veramente scarsi. Non so, bisognerebbe fare una riforma arbitrale, nel senso di dare meritocrazia, fare fare il campionato degli arbitri, una mia ideuccia così, che premi veramente gli arbitri più bravi, ma non che gli arbitri più bravi debbano per forza arbitrare le grandi squadre. Se la meritocrazia, chiamiamola così, deve essere premiata, chi arbitra meglio è l'arbitro che non si fa notare e che quindi prenderà più soldi, dato che siamo in un regime così che tutto appunto ruota intorno all'interesse, e vengono pagati di più gli arbitri che non si fanno notare, di quelli che invece combinano disastri, come un po' anche l'arbitro stato ieri, mi sembra la sua direzione non sia stata impeccabile. Comunque, archiviamo questa sconfitta, tanto martedì si ritorna in campo, ci sarà una bella serata di Champions contro il Lione, speriamo di recuperare qualche pezzo importante e di riuscire a battere questi francesi per qualificarci agli ottavi di Champions, che sarebbe veramente un bel traguardo, per questa Fiorentina. Un saluto a tutti dal vostro Mauro e sempre Viola, forza Viola sempre.